E questo è un esempio, un documento che testimonia quanto guadagnasse una cantante. La testimonianza è del gioielliere che segue lei e il marito in tournée per 3 anni. Lorenzo Zandonati fu Carlo Veronese, da 20 anni abitante a Bologna, parrocchia Santa Maria del Carrobbio. Depongo d'avere io ho avuto ottima cognizione tanto del fu signor Pietro Giuseppe Sandoni quanto di sua moglie signora Francesca Cozzoni, per essere stato con i medesimi unito sempre nei loro viaggi per l'Italia dall'anno 1730 sino all'anno 1733. La detta signora Francesca, negli anni che fu la prima volta in Inghilterra, aveva per suo onorario dalla Real Accademia di Londra lire sterline 1500 ogni anno, oltre poi li copiosi e ricchi regali. Ah, e depongo di avere moltissime volte udito dirmi dal signor Giacomo Piccioli, che andò in Inghilterra dopo che furono partiti i signori Sandoni, come il signor Pietro Giuseppe, il marito, da che si maritò con la signora Francesca, non guadagnò mai più un soldo e si manteneva col guadagno di sua moglie, che esso signor Pietro aveva diversi scolari e scolare, e gli uni e gli altri medesimi dopo detto matrimonio rinunciò, tra cui 2 fratelli Weber genovesi che al suo tempo erano anch'essi lì in Inghilterra. Anzi, mi soggiunse il dottor Piccioli che allora quando detti Jugali Sandoni, i signori Sandoni, furono per partire da Londra per andare a Vienna, fece detto signor Pietro un debito di 200 sterline coi suddetti fratelli Weber per servirsene a fare detto viaggio. E mi disse ancora che avanti di andare a Vienna mandarono in Italia vari quadri, quantità di porcellane e vari argenti, le quali robe le vidi ancora io qui in Italia, Dico e depongo ancora per verità che detto signor Pietro mi ha detto più volte che nella città di Vienna la sua moglie signora Francesca in 3 mesi che colà si trattennero guadagnò 14.000 fiorini ed il medesimo intesi ancora dalla medesima signora Francesca parte del qual denaro mi disse esso signor Pietro che lo mandò a Bologna a suo fratello padre Crescenzio Sandoni perché gli provvedesse una decente casa. Ma suo fratello, come mi accennò detto signor Pietro, invece di provvedere della casa pensò prudentemente essere più vantaggioso impiegare il denaro nella compra di un podere, come in effetti comprò un luogo al borgo dal signor Arfelli, e mi ricordo ancora di aver udito dal medesimo signor Pietro che con i denari che detta signora Francesca ebbe per le recite di Venezia, suo fratello comprasse un altro luogo dei putti di San Bartolomeo, e con i denari delle recite di Napoli, con quelli ricavati dalla vendita di diverse robe di porcellana, di gioie e altre robe d'oro e d'argento, detto suo fratello comprasse il luogo di Castagnolo, che fu del signor avvocato Sacco. Ah, e mi ricordo ancora che detto Pietro, allorché arrivò a Bologna, come che egli stesso desiderava una casa decente, andò per modo di provvisione, ad abitare la casa del signor Filippo Cenesi, sino a tanto che avesse ritrovato una decente e onorevole casa. E benissimo, vero, che quando detta signora Francesca venne in Italia, fu invitata a cantare dai signori Grimani nel noto teatro con stipendio di 1000 zecchini, e poi la primavera si incamminò a Piacenza dove ebbe 300 luigi d'oro,
da quel duca. E poi l'autunno dell'anno 1730, il carnevale dell'anno 31, passò a recitare in Napoli, dove ebbe per suo onorario 700 Luigi, e questo lo so perché ero seco e vidi coi miei propri occhi in più volte contare il danaro dall'impresario al detto signor Sandoni, marito della signora Francesca. Tranne una riserva di 3 zecchini che la signora Francesca gli addomandò per certe sue spille, e poi ebbe molti ricchi regali dalla casa Monteleoni, Columbrani, Pignatelli, dalla principessa Belmonte. Dico ancora che l'immediata primavera venne a recitare a Bologna e per suo onorario ebbe 160 doppie. L'anno seguente, 32, passò a Firenze, dove ebbe 500 zecchini per il carnevale di quell'anno. Per l'ascensione ritornò a Venezia a recitare nel Teatro Grimani ed ebbe per suo onorario 200 doble. Nell'anno 1733 passò a Genova ed ebbe 500 zecchini. Quali denari io ho sempre veduto essere stati pagati, presente sempre detta signora Francesca, dagli insignori impresari nelle mani del suddetto Pietro. E ciò permetteva la medesima signora Francesca, perché sapeva benissimo che dal detto Pietro si doveva la maggior parte dei denari erogare in acquisti. Anzi, precisamente mi ricordo che detto Pietro, alla presenza di sua moglie e di un cappellano di sua maestà Cesarea chiamato Don Ciccio, disse che voleva mandare con sollecitudine del denaro al suo fratello per ultimare la compra dell'uovo di Castagnolo. Anzi, Pietro soggiunse che suo fratello gli aveva fatto sapere mediante sue lettere ad avere venduto la porcellana, un dessert d'argento, per terminare detto acquisto. Nel tempo che io ho avuto cognizione del signor Pietro, se io so che esso abbia mai fatto alcun guadagno? Io dico che non so, in quel tempo che l'ho trattato, che esso abbia mai guadagnato nemmeno quello che sia il valore di un soldo. Poi riserva solamente che io so che gli fu regalata in Napoli dalla signora duchessa di Monteleoni una scatoletta d'argento. E poi dico perché l'ho sempre veduto disoccupato. So bene che egli in tutto il tempo che l'ho conosciuto si spesava con il guadagno di sua moglie. Questo è quanto.